Bentornati con la nostra Wilma in The Lion Song, in questo nuovo quarto episodio. Ci eravamo lasciati che eravamo entrati in casa, se non mi ricordo male, chiusa. La mia composizione, non riesco a sentire le melodie, si sente ancora un rumore, non riesco. È uno studio agghiacciante, che palle. Mi faccio il telefono, non ho nessun motivo per telefonare. Per un momento, andate fuori, vai fuori. Vediamo un po' se fuori ci viene un po' di inspiration, qualcosina. Fiore, ecco. Primule. Perché la pianta. Perché le ha piantate qui? E che ne so io. Dentro, dentro, vediamo un po' se c'è qualcosa. Dentro. Pioggia. Le nuvole in cielo appaiono sempre minacciose. Non sembra che il temporale finisca presto. Le foreste le abbiamo viste, cielo tempesta, vediamo un po', le nuvole in cielo appaiono sempre minacciose, non sembra che il temporale finisca presto, montagne appaiono così minacciose, da qualche parte laggiù c'è Vienna, anche ora più lontano c'è casa mia, ritorniamo dentro, fuori non c'era niente, interessante, dentro, un mucchio di lettere indirizzate, non so se dovrò leggere, non leggere le lettere, magari leggerò più tardi, ma le avevo lette io, non riesco a sentire le melodie, si sente ancora un rumore, non riesco, è uno studio agghiacciante, che palle, cassetto, polveroso, ma vuoto, peccato, carica, il cassetto è chiuso, carica, il cassetto è chiuso, stai calma, vediamo un po' se c'è qualcosa, la mia borsa, nulla da prendere. Il mio violino, non riesco a sentire le melodie. Si sente ancora un rumore. Va bene, siamo. Quanto del mobile è chiusa. Che cacchio. Lettere, composizione incompleta. Una vecchia composizione di Arthur. Foglio di pentagrammi ne aveva. Varietà, non riesco a sentire le melodie. Si sente ancora un rumore. Enchia. Volume di poesie. Non riesco a sentire le melodie. Tutto cambia, non riesco a sentire le melodie, vabbè, ho capito. Trave di legno, vaffanculo. Il vento soffia sulla baita. La trave scricchiola, le fibre del legno si piegano e si rompono, il rumore si confonde e scompare. Finalmente posso cominciare a scrivere. Alleluia, è il telefono, Takuma. Alzare la cornetta e attaccare e fare smettere di squillare il telefono. Alzariamo la cornetta, non facciamo i mali due catti. Prontolo! Wilma, che palle di nuovo questo con gli gnocchi. Sono io, Leos. Si ricorda di me? Naturalmente. Qual è il motivo della sua telefonata? Io, a essere sinceri, volevo sentire ancora la vostra voce. Le ho parlato di me, di mia nipote e degli gnocchi. Ce lo ricordiamo, ci ha fatto venire fame. Ma non le ho realmente chiesto di lei. È stata scortese da parte mia. Vuole ascoltare la mia voce perché è sua nipote? Andiamo un po', facciamo domande. Andiamo un po'. Sì, mi fa bene sentire la vostra voce. Lei mi ricorda qualcuno. Sua nipote? Sì, Nicole. Alcuni anni fa mia sorella e suo marito mi chiesero di occuparmi di lei. Loro viaggiano molto durante l'anno, ma non volevano farla stancare troppo. Quindi io ho fatto il possibile, ma dove siete ora? Cosa è successo? Non ce l'ho proprio fatta. A far cosa? Voglio dire, la voglio bene e noi eravamo molto uniti. Ma gestire una trattoria e occuparmi di lei? Non potevo fare entrambe le cose. Che fine hai fatto fare alla tua nipote? Infine, ha seguito i suoi genitori a Vienna. Ah, ok, ma è meglio così, mica ha fatto venire male. Quando i suoi genitori. Andiamo un po'. Chi si occupa di lei? Una bambinaia, a quanto ne so. Una certa signora Schmuel. Non conosco la signora. Ti manca? Sì, come se fosse mia figlia. Vive a Vienna. Sì, conosce Vienna? Io vivo a Vienna. E adesso abito in una capanna in montagna. Com'è Vienna? Piena di gente, bellissima, bellissima, dai.
deve vederla. Dappertutto si vedono persone ben vestite e questi straordinari edifici vecchi e nuovi. L'intera città pulsa e davanti a te il futuro. Meraviglioso, davvero. Nicole deve amare questo posto. Perché non telefona a Nicole? Quanti anni ha Nicole? Quanti anni ha Nicole? Lei dovrebbe avere compiere 9 anni a breve, e ciò chiede a noi, ma è sempre stata più matura per la sua età. Farebbe sicuramente spalancare gli occhi a tutti. Non è neanche fragile, come spesso accade. Perché non telefona Nicole? Volevo farlo, lo faccia, non ci cischi, vada. Per questo mi sono preoccupato subito questo apparecchio. E poi beh, lei ha alzato il ricevitore. Non sono sicuro che si tratti di una buona idea. Dovreste farlo. Lei pe lo pensi davvero? Se non lo fate potreste pentirvene. Io ogni ora, ogni minuto e secondo che passa. Potreste pentirvi di non aver parlato ad una persona amata dei vostri sentimenti. Forse lo farò, forse posso farlo e farmi perdonare in qualche modo. Ah, ora basta parlare di me. Ditemi di voi. Avete una famiglia? Che lavoro fate? Che lavoro faccio? Sono una studentessa. Io scrivo musica, siamo sinceri, dai. Come un compositore? Sì, studio composizione. C'è qualche opera che forse conosco? No, no, davvero. Sto iniziando ora a farmi un nome a Vienna. E cosa fate voi su quelle montagne? Lei mi ha detto Wilma lassù troverà l'ispirazione. Cerco di trovare la mia musa. Si nasconde nella montagna? Si nasconde da qualche parte. Forse là fuori nella tempesta. Le muse potrebbero essere sfuggenti. Per un attimo sento una melodia. Un momento, cos'è stato? Cosa? Pensavo, credevo di aver sentito qualcosa. Avete sentito qualcosa adesso? Sì. Che cosa avete sentito? Una melodia. Non capisco. Potreste farlo di nuovo? Cosa? Non dite niente. Iniziate a dire qualcosa e poi fermatevi. Parlate pure. Bene, parlo con voi, Wilma. Cercherò di continuare a parlare, ma non so di cosa. Devo parlare ancora dei miei gnocchi? Vi ho parlato un po' di me. Il mio lavoro? Sì, voi siete una musicista. Cos'è stato? Sì, proprio così. Ma cosa volevo fare se sì, proprio così? Vabbè. Cosa? La melodia, riesco a sentire una melodia. Presto, dunque scrivetela. Ci risentiamo presto. Scrivete. Le note scivolano via. Oh no, c'ero quasi. Devi lasciare un po' di tempo alla melodia. No, c'è ancora silenzio. E all'improvviso sente di nuovo il suono della sua voce. Grazie, Leos. Non riesco più a tenere aperti gli occhi. Madonna mia, non c'è un letto, poverina. Crepa, crolla. È freddo, che cos'è? È bagnato. C'ho i brividi, ve lo dico, c'ho i brividi. Cosa? Che cos'è? Pioggia. Un pozzo. Perché? Chi ti ha messo nel pozzo? Perché non riesco a muovermi? Ah, urliamo. Veloce, dai. Non riesco a muovermi. Sono come pietrificata. Pietre, acqua. Le gocce di pioggia scrosciano sulla superficie dell'acqua. L'acqua aumenta sempre di più. Pietre. Anche se riuscissi a muovere non potrei arrampicarmi. Apertura. La pioggia. L'acqua sta salendo. I miei piedi. Il fango li trattiene come se fossero mani morte e rigide. Devo uscire di qui. C'è qualcuno? C'è qualcuno là sotto? Persona. Aiuto! C'è qualcuno là sotto? Sì, qua sotto. Il rumore della pioggia è troppo forte. Non riesce quasi a sentirmi. Tiratemi fuori! Riesci ad arrampicarti? No. I miei piedi sono bloccati nel fango. Come sei finita laggiù? Non ricordo. Un sogno. Presumo che sia un sogno. Stai calma. Un problema complicato. L'acqua sale.
Fai qualcosa, ti prego. Le rocce sono scivolose. Non voglio cadere anch'io. Aspetta qui, Wilma. Devo cercare aiuto. Non andartene. Non riesco quasi a sentirti. Vado a cercare aiuto. Leos, Arthur o padre? Arthur? Non era Arthur? Che fine abbiamo fatto? Il temporale si è intensificato. Madonna, mi fai sogni strani, stai qua. Giorno 3. Direi che per questo episodio è tutto, anche se corto. Vi chiedo scusa. Lasciate un like, un commento, un mi piace, iscrivetevi, condividetelo. Ciao a tutti.